Ragazzi, ora collegamento con Pudu, il nostro campione! Pudu, campione! Dove, perché? Dov'è? Là! Pudu! 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 Cosa fa? Sta allenando! Pudu, ci sente? Così, si allena così lui! Pudu! Stai attento! Ma come tu muovi? Chi è? Te l'ho insegnato! Tieni su la guardia! Scusi, lo spaventa così, chi è lei? Chi è lei? Buonasera. Chi siete voi? Ah, buonasera. Buonasera. Mai dire gol, lei chi è, scusi? Sono l'allenatore, sono di il... Di quello? Beh, the Pudus manager. Ah, manager di Pudu. Porti in giro Pudu nel mondo. Eh beh, certo. Ho anche dei Pudu point. Addirittura? Sì, abbiamo... Cosa si vende nel Pudu point? Da tutto e da niente. Soprattutto? Cioè, si vende... Stai fermo, guarda. No, ma si spaventa con uno sguardo. Perché è la finta, lui è forte nella finta. Ecco, sì. Cioè, se tu fai ta, beh, è la finta, lui è così, l'altro è spiazzato. Certo. Se si annoia, il match è pari. Certo. Ma non è mai capitato. Immaginiamo. Ha sempre perso. Però ha sempre perso, strano. Pudu è in carriera, è l'unico pugile che ha. Questo record proprio. Diciamo che è il suo fiore all'orecchio, perché non ha mai vinto un incontro, neanche ma ne ha preso neanche un punto. No. Infatti era Puntu. Il vero nome, perché, certo. Però, certo. Insomma, senta, ma lei ha altri pugili? Beh, no, io avevo una scuderia molto folta, molto vasta, ne avevo... cioè, proprio pugili che affondavano, sì, perché ne addirittura aveva? Le narici nella vecchia box. No, non le narici, scusi, ma perché sì. Ne aveva? Cioè, ci guardano, ci sorridono dall'alto. Ma sono morti? Senza ma i denti, come? Ma sorridono dall'alto. Ma senta, scusa, cioè, loro diciamo che hanno... Stai fermo un po'! Ma non faccio dà così, fastidio. Però! Dai, allenati con... Ma in silenzio è fermo. Ecco, allenati da dentro. Ecco, esatto, questa è una bella idea. È uguale. È una bella idea. Ma perché cosa si sta allenando il povero Pudu? Lui sta allenando per il match da Dio. Il match da Dio? Il match da Dio, in tutto il mondo c'è fermento, c'è del pesce marcio anche in Danimarca. No, lasci stare. Senta, ma dare addio alla box? Addio alla box, lui lo dà e io e i miei colleghi di prestigio, più prestigiosi, diciamo Don King. Beh, Don King è famoso, è il suo collega. Beh, dica, che lui che poi è il mio maestro, quello che mi ha insegnato tutto. Non lo sapevamo. Io quello che sono lo devo a Don. A Don King? Soprattutto i capelli, immaginiamo. Beh, certo, questo è... Lei come si chiama, ci scusi? No, io sono Don Dolando. Ma chi sei? Don Dolando per il nome. Devo... Dai, fermo! Non faccia così che me lo spaventa! E c'è anche Don Lurido che si occupa, diciamo, di tutta la parte coreografica, ecco, di certo. Questo grande evento che... Che evento è? Stai fermo! Che evento sarà, ci scusi? È un evento... L'addio alla box di Pudu. L'addio alla box. Diciamo che tutti gli pugili, sì. Gli incontristi, hai capito? Vabbè, cioè, insomma, tutti quelli che l'hanno incontrato, sì. Si ritrovano sì. In un... Una serata speciale, una serata speciale? E tutti rincontrano Pudu. Uno dopo l'altro, come fa? No, insieme. Che come tutto insieme? Due anni dura. Come insieme? Hanno un quarto d'ora, ognuno fa i suoi poco, chi fa tutti macellaio. Come, ma come fanno tutti insieme, scusi? Salgono, ci danno una manica da botte, in due minuti è finito il match, poverino. E leviamo Pudu di mezzo e leviamo. Senta, ha già un'idea anche come chiamare beh, questa... abbiamo preso spunto dal grande evento, per esempio, dell'addio al Tai Fem Vengoli. Tira, fai, vada la faccia un minuto. No, era meglio di no. Guarda che sguardo. Che sguardo c'è. Però, eh? Uno sguardo no, da tigre, uno proprio sguardo che gli occhi quando della tigre. Lo sguardo lassativo ecco, sì, che esatto. fa venire vabbè, lasci stare. Fa andare via l'avversario di corsa. Di questo addio. E non solo l'avversario. Certo. Questo addio, scusate, ma avete preso spunto da quello? Abbiamo preso spunto l'addio a Baresi dal calcio. Ah, è vero, tutti i grandi campioni come della Franco, sua carriera. Il grande Franco sì. Ha lasciato e ha fatto, diciamo, la baresata. La baresata. Era, c'era l'umonara proprio la baresata. Sì. Noi abbiamo Pudu, abbiamo pensato di fare la puddanata. No, sì, grande, è una bella idea. Voi sta fermo, no? Va bene, vi ringraziamo. Grazie, ma raccomando. Occhio! Fermati.